grande giorno di riapertura per le attività commerciali. Lei ha riaperto oggi Panaria 45. Quali sono le misure che avete adottato per sanificare il locale? Allora, io mi sono affidata ad una ditta per la sanificazione completa dei locali e di tutti i capi. Dopodiché siamo dotati di gel, guanti che i clienti indosseranno sui propri per toccare tutti gli ambiti. E poi ho anche uno sterilizzatore da utilizzare dopo ogni prova. Buongiorno, io sono Emilio Rinaldo, sono il titolare assieme a mia moglie del negozio Vision Ottica Visus nel quartiere Stadio. Siamo qui da più o meno 15 anni. Finalmente oggi riapriamo a tempo pieno, abbiamo sanificato tutti i locali naturalmente, abbiamo disinfettato e sanificato tutte le montature che i clienti indosseranno naturalmente e ovviamente i mobili abbiamo dotato il negozio del gel, disinfettante, dei guanti monouso, di tutti i dispositivi prescritti dalle normative in vigore. E come prospettiva da questa riapertura, cosa ci si aspetta? Una ripresa immediata oppure sarà lenta? Ma noi ci aspetteremmo ovviamente un bel rilancio, però siamo consapevoli che ci sarà da lavorare, che il periodo è duro, durerà ancora a lungo purtroppo perché la situazione in ogni caso, anche se apparentemente migliorata, però a quanto pare non è proprio definita. Per cui sappiamo che dovremo lavorare, cercheremo di fare il nostro meglio, ovviamente tutelando noi, tutelando i clienti, tutelandoci tutti con quello che bisogna fare. Ciao, siamo Laura e Vanessa del negozio Intime Tentazioni di Via Mario Greco. Allora, oggi grande giorno di riapertura. Come Sì, vi siete preparate? Che finalmente. sanificazione avete fatto? Quali precauzioni prenderete con i Allora, clienti? intanto siamo emozionatissime, come se fosse appunto l'inaugurazione, il primo giorno di un nuovo percorso. E noi, anzitutto, prima di aprire, abbiamo sanificato il locale Con l'ozono. con l'ozono, l'opposità Abbiamo tutte le macchina. precauzioni. Le giuste precauzioni, insomma. Sì, allora volevamo dire Prendo gel intanto che disinfettante sì, per i ma gel clienti. disinfettante, mascherina, come Guanti potete vedere là monouso. c'è il totem. E intanto volevamo anche dire che l'ingresso è consentito solo indossando mascherina per coprire naso e bocca. Poi è obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro. E per vedere la merce all'interno del negozio, ovviamente vanno usati gli appositi guanti che abbiamo in dotazione. Dopo 2 mesi di chiusura, com'è riaprire? È Emozionante. emozionante, non vedevamo l'ora ovviamente di riaprire e di ripartire, sperando che appunto di farcela e che vada tutto bene. Buongiorno a tutti, sono Simona Sanzi dell'Ottica Duomo Catanzaro. L'ottica abbiamo fatto la sanificazione, abbiamo il gel disinfettante con i guanti monouso che noi facciamo indossare ai nostri clienti, gli occhiali ovviamente andando a contatto sul viso con gli occhi vengono disinfettati prima e dopo con questa soluzione disinfettante di acqua ossigenata e acqua distillata, mentre anche per esempio il pupillometro, che è quello che viene poggiato di vetro, viene poggiato sugli occhi, quello viene disinfettato con l'alcol etilico. Il cliente prima di andare via toglie i guanti, sanifica di nuovo le mani, ovviamente un cliente alla volta perché è un negozio non molto grande, quindi procediamo così. Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono qui presente Andrea Vincenzo del salone Savoir Faire. Sono situato qui a Catanzaro, in via Iannoni, vicino a Corso Mazzini. Oggi grande giorno perché finalmente Catanzaro riparte in un certo senso e anche con la tua parrucchieria hai riaperto. Ecco, qual è la sensazione finalmente dopo 2 mesi a tornare al lavoro? Sì, dopo 2 mesi diciamo un po' di ansia, nel senso a far ripartire, mettere in moto di nuovo il lavoro. Diciamo come il primo giorno di scuola, se si può dire, però siamo qui con le giuste precauzioni,
Ecco appunto, che precauzioni avete preso? È stato sanificato il locale ovviamente? Allora, è stato sanificato il locale da una ditta specializzata, quella ditta qui di Catanzaro, e in più facciamo la sanificazione giornalmente, e tra una cliente e l'altra che finisce e va via viene sanificata poltrona, tutta la postazione. E noi, come potete vedere, lavoriamo con la visiera, la mascherina che ce l'abbiamo e i guanti. Salve, buongiorno, sono Esposito Fernando del bar Caffè Foyer Longiù Bar. Oggi grande giorno, oggi e grande emozione immagino. Grande giorno e grande emozione. Da quanto tempo eravate chiusi? Eravamo chiusi da quasi 60 giorni, forse 2 mesi, sì. Quasi 2 mesi di chiusura, che per noi è stata, diciamo, una chiusura abbastanza negativa. Questa situazione ci ha un po' spiazzati, però da oggi già, insomma, si nota un po' di buon umore, come dire. Speriamo che si ricomincia la vita di prima, perché, seguendo naturalmente dei protocolli da seguire, che la mascherina, la disinfezione, la sanificazione che abbiamo già fatto del locale. E da qui ci proporremo con i nostri clienti e si comincia.